E ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Minchia ragazzi, mi sembra veramente di strano ridire queste frasi dopo 2 settimane. Purtroppo non sono riuscito a farvi video, ero abbastanza incasinato con il lavoro e con altri impegni vari e non sono riuscito a caricarvi neanche un video, e questo mi dispiace veramente tanto. Più che altro una cosa che mi ha veramente bloccato è stato il problema, anzi, dell'iPhone, che non l'ho avuto per un'altra settimana e quindi non ho avuto neanche la possibilità di farvi un facecam video come sto facendo ora con Call of Duty, perché vi avevo fatto la prima puntata senza facecam, la seconda volevo farvela così, anche perché me l'hanno dato nuovo e sono veramente contento perché mi è stato risolto un problema enorme, questo della fotocamera anteriore. E niente ragazzi, volevo andare avanti con Call of Duty Advanced Warfare. Questa è la seconda, questo è il secondo episodio che vi faccio. Allora, in questo momento, siccome io ero più o meno 2 settimane, quando voi non avete visto i miei video su Call of Duty, non ci stavo proprio giocando, perché ve l'ho detto, tra lavoro, palestra e altri impegni, non ho avuto tempo per niente di toccare la Xbox. Anzi, forse, sì, l'ho dato una toccatina, gliel'ho data per giocare ad Assassin's Creed. Ho finito la storia, adesso mi vorrei fare tutte le secondarie, perché poi ci sono anche le varie missioni online che sono una bomba. Ho fatto una classe che è il KF5, KF5 con calcio anteriore, calcio normale, che ovviamente vi dà la possibilità di muovervi più velocemente, e un mirino laser che aumenta la precisione del fucile, della mitraglietta alla fine. Questa mitraglietta è veramente buona e mi fa veramente piacere che me l'abbiano consigliata, soprattutto con delle buone specialità. Le funzioni extra ovviamente ragazzi le sto dando ben poco, come le granate le sto dando veramente poco. L'altra arma che sto dando è il Ball 27, anche questa è veramente cazzuta, però preferisco la mitraglietta che è molto più veloce e mi fa correre molto più rapidamente. Vabbè ragazzi, basta parlare, andiamo a giocare e andiamo su deathmatch a squadre. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo su quella mappa, si chiama Solar. Ok, allora, stiamo già perdendo. Sicuramente vi faccio vedere una partita. Olè, scappa via. E due. Scappa via. Lancio di approvvigionamenti. E cosa è Shotbeast, stronzo? E lui mi shotta, Gesù Cristo! Paladin in arrivo. Paladin arrivo? Ah, ok, il nostro, perfetto. Il paladin è il nostro, perfetto. Quindi ci siamo già tolti un problemone. Perché il paladin si spacca il culo altrimenti. Esci, esci, stronzo, esci. Ce li ho dietro, gli stronzi, ce li ho dietro. Ce n'è uno qui su. Questo mi shotta, Gesù Cristo. Paladin. Ho capito questo paladin in grande difficoltà. Ho capito. E non muore. Wow, lì che mi aspetta. Dai, cosa? No, ragazzi, questa è epica. Epica. Comunque hanno fatto un lavoro, secondo me, di merda in questo gioco. Per alcuni casi è veramente una cosa. È fantastica. Bello. Vabbè, è una cosa fantastica sto gioco. Per alcune cose. Per altre fa veramente schifo. Aspetta che mi metto in un gruppo, perché altrimenti continuiamo a sentire le voci di questi stronzi. Ho fatto 4-4. Purtroppo, ve l'ho detto, sto riprendendo da poco a giocare. Io non sono più abituato e soprattutto, come potete vedere, sono a livello 49. Questi continuano a parlare, due coglioni. 4-4. Che schifo, ragazzi. Veramente che schifo. Adesso cerchiamo di migliorare ulteriormente. Andiamo su. Io andrei su Riot. Questo non sta zitto, Cristo di un Dio. Coglione di merda. Ma stai zitto. Andiamo su Riot e partiamo subito. Ovviamente non avevo dubbi che votassero Riot, perché è una delle mappe più belline, secondo me. Comunque, sì, ragazzi, una cosa che ho notato fondamentale in questo gioco è che chi ha una connessione veramente buona vi spacca il culo. Semplicemente perché? Perché c'è un ritardo per alcune azioni, tipo, non lo so. Cosa? Guardate il ritardo, ragazzi. Cioè, tipo mi ha ammazzato quando ero dietro il muro, capito? E questa è la problematica di sto gioco. Cioè, è una cosa orribile.
Perché poi... No, non ci credo, se mi avresti ammazzato l'avrei trucidato. Cazzo. Ma state scherzando? Cioè, mi ha mandato in fin di vita, in fin di vita. No, vaffanculo. Guardate dove spawnano gli stronzi, da. Ma vaffanculo. Fatto veramente col buco del culo sto gioco. No, che cazzo. Ma questi sono i Gesù Cristi. Piccoli Gesù. No, veramente, è una cosa assurda. Dai, 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 via, 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 via. Ok. No, sono assurdi, io non so che dire. Cioè, ci te lo dici, ti rimango stupito. Guarda, non riesco a ucciderne due che mi ammazza uno. Uno di due mi deve uccidere, per forza. Perché il gioco non accetta le doppie kill. Dai, cazzo, non arrampicarti, vaffanculo. Cristo santo, che gioco di merda quando fa così. Oh, questa cosa perché non si arrampica. Si arrampica solo quando cazzo vuole. Porca merda. Oh, muori, minca mia. Eh sì, sti cazzi non ce li metti. Ehi, fidati che esco. Coglione. C'ho una mitraglietta del cazzo. E secondo te mi faccio anche vedere. Così mi inculi a sangue. Vai, vieni, 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 vieni tu. Ezio! Ezio, aiutami! Qua, 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 qua! Qua, non fa muoversi dal tetto! Overclock. Sti cazzi. Dai. Questo mi spara prima. Sapeva già che ero lì. Scusami per gli spawn di merda di Call of Duty, ma purtroppo ci stanno. Qualche volta ci stanno anche per me. Oh. Non è che questo è solo a tuo favore lo spawn di merda. Anche a mio deve essere. Grande zio. Mo ci inculano a sangue, ci arrivano da dietro, vi scommetto. Guarda. Qui non c'è nessuno, quindi sono qui dentro. Va, 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 va. Comunque quest'arma è veramente... Ragazzi, ma avete visto quanti colpi ho sparato a sto figlio di puttana? Ma avete visto, cazzo? Cioè, è un'impresa sto gioco. È un'impresa. Perché io veramente rimango allibito dal fatto che ci vogliano così tanti caricatori. Cioè, quasi un caricatore a uccidere un avversario. Porca puttana, siamo arrivati ai livelli di Battlefield. Questi mi sparano un colpo e mi shottano. Minchia. Vabbè. Wow, non so che dire. Cioè, vi devo dire la verità. Preferisco Ghost. Molto più semplice. Non gli sono arrivati neanche i miei colpi. Neanche uno. Cazzo, gli arrivassi un colpo. Dici, vaffanculo, assist. No, neanche un colpo. Wow. I colpi non gli arrivano. Gli arriva uno di colpo. Guarda, vediamo cosa ha fatto. Lui immobile, avete visto come lì rimane? Cioè fa il boss, fa la schivata boss e riesce anche a uccidervi. Oh, testa di minchia, guarda a te, sto nazareno. Porca merda. Schivata boss, sti cazzi ghost, ma vaffanculo. Ma va a cagare. Cazzo, anche questi pugni di merda farlocchi. Porca merda. Bello. Guarda, 8-10 ragazzi. E poi ovviamente la squadra abbandona. Giustamente. Cioè c'è un divertimento in sto gioco. Io rimango alle beat. Ho detto, ci stiamo talmente divertendo che rimangono i giocatori. Ho sparato aria, l'ho sparato. Vediamo, scusate, sono curioso.
Ah, ok. Perché io ho giusto. Dai, e cazzo, e fai sto salto, boss, Cristo santo. Minchia, ma va a cagare. Non fa neanche i salti quando deve farli. Ma vaffanculo, va. No, vedete ragazzi, è impossibile, vaffanculo. È un gioco di merda. È un gioco di merda. Non c'è competizione perché non c'è niente. E chi ha la connessione ti spacca il culo. Cioè, devi per forza spaccargli il culo da dietro perché altrimenti vi ammazzano. Io no, ditemi se sono solo io. Oh ragazzi, sapete che su Call of Duty mi è sempre piaciuto. Questo è l'unico Call of Duty che non mi piace. Cioè, non mi piace, guarda, adesso ne avevo ucciso uno e non ce n'ero dietro. Dai, vabbè. Io lascio perdere, io sono veramente deluso. Sono delusissimo. Sono delusissimo, proprio molto. E non so neanche come cazzo ho fatto a fargli un dropshot. Vi giuro, non so neanche come ho fatto a fargli un dropshot. Perché questa funzione di mettere il tattico nel joystick non serve a un cazzo. Tutti fanno questi cazzo di salti, schivano, salti, schivi, salti, schivi. E Gesù Cristo, non ce la farei mai a uccidere uno stronzo. Ma porca puttana, ma vi giuro, è impossibile. Adesso guardate quanto ho fatto, sono stato 0,77, da. Ma vaffanculo. Io esco perché veramente, ragazzi, mi sta... Cioè, questo gioco vi destabilizza, ve lo giuro. Potete fare una, due partite massimo. Anzi, dai, facciamo 4-5. Dopodiché diventa assurdo il gioco. Specialmente quando registro. Perché quando registro mi capitano le partite più ignobili. Quando invece gioco da solo, molte volte mi capita di fare anche rate di 4, rate di 5, minchia. Con voi invece, se riesco, cioè, non so, forse sarà l'emozione, non lo so. Ma cazzo, fare sempre rate di 0,77 o 1, 2, no, 1 di rate ho fatto all'inizio. Dai ragazzi, ma veramente. Cioè, ci sono problemi di connessione assurdi, anche il fatto di ricevere i colpi dopo che mi sono nascosto nel muro. Anche questo, ma porca puttana. Ma quanti Call of Duty sono usciti? Sono usciti... Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Call of Duty. Questi problemi non c'erano su Ghost e ci sono su Advanced Warfare. Ma porca merda. Io, ragazzi, lo sapete, è la prima volta che mi sto lamentando seriamente di un Call of Duty. Questo è improponibile, ma per molte cose, perché se non ci fosse questo problema di connessione, perché secondo me la base di tutto è questo, non lo so, cioè dovrebbero utilizzare dei server dedicati, magari si risolve tutto. Però, come potete vedere, c'è gente che veramente non muore dopo che gli spari un caricatore, e tu invece muori... Con due semplici colpi, cioè due suppostine messe su per il culo e ti uccidono proprio. O non lo so, con due colpi di non lo so, di qualcosa, con una pistolina di merda. Ma dai, ma stiamo scherzando, io faccio, sto facendo sempre in, come cazzo si chiama... sparando senza mirare a questo punto, perché oltre a sbloccare queste cose che mi servono, tipo, non lo so, ragazzi, per il calcio normale ti muovi più rapidamente quando usi il mirino. Questa è una cosa utilissima. Adesso mi serve l'impugnatura fulmine, che è la cosa, un'altra delle cose più importanti, e toglierò il mirino laser. Io non so come giocare in altro modo, non so, è veramente tosta, però ormai mi ci sto abituando, e secondo me è solo questione di giocare, anche se il tempo è veramente poco per me. Ho veramente pochissimo tempo per potermi dedicare a Call of Duty, perché poi ci sono GTA 5, Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA 15 lo sto usando ben poco, non lo so, devo comprarmi Far Cry 4, c'era l'offerta oggi da GameStop, anzi, questo video uscirà domani, quindi ieri c'era l'offerta da GameStop, anche quella è una presa per il culo, perché alla fine pensavo fosse 40€, invece 50€ per Xbox One, ma va a cagare, avrei comprato Far Cry 4 altrimenti. Quindi ragazzi, da Cura 90 è tutto, spero che il mio video di ritorno vi sia piaciuto, scusatemi ancora per le sclerate totali su Advanced Warfare, mi fa sclerare male sto gioco, però vabbè, è questione di abitudine secondo me. Magari domani, cioè quando pubblicherò questo video, giocherò un po' online con i miei amici per rifarmi un po' la mano. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella raga!